Questo è un articolo comparso su Repubblica, diciamo, circa un mese fa. Pare che il problema della movida, siccome interessa moltissime persone, sia un problema molto attenzionato dalla stampa. Cosa dice la giornalista? Indica bene le zone, le aree di Palermo, non so, semplicemente il centro storico, via Gualtieri, via Economia, quelle conoscete, e intervistando sia la Polizia Municipale sia noi, riporta all'inizio la nostra affermazione, in particolare la mia: il personale apre, è disponibile, ma non viene chiamato. Attenzione, non c'è nessuna, in realtà, in questo caso praticamente, perché nell'altra parte dell'articolo si diceva che eravamo noi il tappo per poter fare questi controlli. Successivamente compare sul Giornale Sicilia un'altra notizia, sempre problema della movida di queste persone che giustamente non riescono a dormire, non riescono a riposare, che è terribile, e il comandante della Polizia Municipale riporta che la procedura richiede l'intervento dell'ARPA dal punto di vista tecnico, però dice anche che la Polizia Municipale gira le esposte all'ARPA che successivamente organizza questi controlli. Allora non si capisce, siamo noi il problema che non facciamo i controlli, la Polizia Municipale? Sono i controlli quelli che possono risolvere questo problema? Anche l'assessore ci mette la sua e ci dice praticamente che il problema è sempre la polizia acustica fornita dall'ARPA. Veniamo a questa polizia acustica, partiamo da quello che dice l'assessore. È stata fatta, non so se avete letto, la classificazione acustica, o più probabilmente detto zonizzazione acustica, del Comune di Palermo. Che significa? Nell'articolo era assolutamente minimamente accennato. Ho messo i punti interrogativi, primo perché è molto complesso mostrarle, poi perché così vi sfido ad andarla a cercare nel Comune di Palermo. Per un breve istante riuscimmo a scaricarla, ora vediamo se ci riuscite voi. Perché è molto complesso? Perché è un atto di governo, è simile a PRG, divide la zona di Palermo, i rioni, in zone acustiche con dei limiti specifici in base alle attività. Se è una zona industriale chiaramente avrà limiti elevati, se è una scuola o un ospedale avrà dei limiti molto bassi. Non lo dice l'assessore e non ve lo so dire neanche io, perché assieme a questo ci vorrebbe invece che a partire dalla regione ci fossero le indicazioni chiare al recepimento di norme. Nel 95 viene pubblicata la legge 447, la legge quadro. Prontamente l'assessore di allora fornisce delle indicazioni in attesa del recepimento della legge, stiamo parlando di 21 anni fa, per cominciare a muoversi, e in particolare avete citato qua il personale del genere profilasso, nei controlli, nelle attività di supporto ai comuni che devono fare i controlli, in attesa che si recepisca questa legge, che i comuni non facciano la classificazione ai comuni stessi e le sanzioni. E poi anche le modalità di controllo, che in questo momento sono, come dire, interpretate ma non assegnate dalla norma regionale. In seconda battuta, una seconda circolare applicativa invitava e suggeriva ai collaboratori di genere profilassi, qualora non fossero attrezzati, di attrezzarsi per questi rilievi, quindi sempre il rilievo come la soluzione, niente attività pianificatoria. Cosa diceva l'articolo? Bisogna fare centinaia di controlli. Allora, affrontiamo semplicemente il problema della movida, forse per altre fattispecie l'attività di controllo ha un senso, ma voi credo che andate a Palermo, vi documentate, questa è una strada abbastanza conosciuta di Palermo. Ci sono decine di pub, molto vicini, entrambi, tutti fanno musica, più stimabili circa 1000 persone quasi lì nella strada o nell'intorno. Cosa facciamo? Ci mettiamo per strada? L'idea che si fa il giornalista, l'idea che si fa quello della Polizia Municipale, e devo dire anche l'assessore, è che noi dovremmo scendere in mezzo a questa gente assieme alla Polizia Municipale, con tutti i rischi che ci sono, per andare a mettere questo fonometro, per fare che cosa? Dimostrare che c'è rumore? Non è questo che la norma prevede, la norma è molto più specifica. Bisogna individuare il contributo della sorgente, in quel caso la sorgente non è identificabile. Nella via Sidonia, nella via Chiavettieri, nella piazza Sant'Anna e così via. Sono tante e tali le sorgenti e talvolta commiste tra persone che parlano, urlano e musica,
che non si possono fare distinzioni. La misura corretta vuole che l'ambiente tutelato e l'ambiente abitativo si posiziona la strumentazione all'interno dell'ambiente abitativo, si identifica la sorgente, qualora sia fattibile l'identificazione della sorgente, si elaborano i dati fornendo tutte le informazioni richieste dalla norma, quale sia la strumentazione, quando sia stata tarata, come è stata posizionata, da quando a quando è stato fatto il rilievo, come sia stata identificata la sorgente. Forse noi abbiamo anche l'assessore, probabilmente l'idea della CSA, quando separano le voci delle intercettazioni dal rumore di fondo, altro. Non si può fare, la norma è abbastanza precisa. Il rilievo del rumore che viene restituito in un valore in decibel deve essere attribuibile a quella sorgente.